Questa mi sa veramente di grande partita. Spero veramente che ci sia dello spettacolo importante. Eccomi qui, bella ragazzi, e benvenuti in un altro episodio su NBA 2K15. Guardate il Miracle che carica, questa è casa nostra, ragazzi. Qua dobbiamo spaccare. Forza! Deng, che è un ex giocatore dei Chicago Bulls, ragazzi. Chicago Bulls che veramente hanno aspettato tantissimi anni prima di trovare campioni come Noah e Rose. Mi ricordo Deng, c'era Ben Gordon. Veramente tantissimi giocatori sono passati da Chicago. Merda, mi hanno fregato. Oh, io sto saltando però. Non ha tirato più. Si è cagato addosso dei miei saltelli. Vediamo Dwayne adesso, un paio di driblozzi ingombranti. Il tiro di Wade che sbaglia ed è proprio Giacchino a prendere il rimbalzo. Ripartiamo, ragazzi. Ma che fintozzo che faccio? Verso di qua. Scatto felino di Ale Miracle. Chiede il passaggio. Provo. E la metto! Così inizia la partita di Ale Miracle. Con questa tripla ingombrantissima. Tornando al discorso di Deng, ragazzi, che è uno degli ex dei Chicago Bulls. Mi viene in mente anche che c'era stato il grandissimo Ben Wallace, ragazzi. Io, veramente, Ben, quando aveva quei capellozzi, era veramente incredibile vedere Ben Wallace centro dei Chicago Bulls. Ero contentissimo di quell'acquisto, ragazzi. Veramente. Poi mi ricordo Ben Gordon che faceva tripleggiava da matti, veramente. Erano dei Chicago un po' in attesa dei grandi campioni. Kirk Heinrich era già presente in quei Chicago Bulls, ragazzi, mi ricordo. Boom! Shakalaka! Sì, mamma mia! Non so neanche che cacchio dire, questa era potentissima. Sbam! Posterizzato Scola! Pensate che Chicago aveva anche Tyson Chandler, ragazzi. Veramente, ne sono passati tantissimi di giovani campioni da Chicago. Il problema è che poi sono andati via tutti. Probabilmente adesso Chicago se... Sarebbe veramente una squadrona incredibile, ragazzi. Però vabbè, lo è lo stesso, perché Gibson ha avuto un'evoluzione abbastanza interessante. Sta giocando veramente molto bene, non solo con me qui nel gioco, ma anche nella realtà. Stessa cosa vale per Butler, che veramente ogni anno che passa diventa sempre più bravo. Qua Rose, forse ti ho fatto forzare un po' troppo. Mamma mia, Derrick! 16 a 9, ragazzi! Concentriamoci sulla partita perché sto pensando un po' troppo alla squadra dei Bulls del passato, ai giocatori del passato dei Bulls. Ed è Deng che infatti dice: basta pensare al passato, io ora sono a Miami. Grande recuperozzo, vai Giacchino. Oh, da quest'altra parte, bravissimo, merda, peccato. Peccato per i pick di Gibson. Che alla fine funziona, sono da solo, provo il tiro e la piazzo anche, 18 a 11. Fai il blocco, Mirotic, vieni qua, fidati. Fidati, fammi il... Porca miseria, spacco tutto! Oh! E il primo va, 19 a 12, altra grande partita, ragazzi, siamo vicinissimi all'All-Star Game. Penso già, probabilmente forse anche al prossimo episodio potrei mettere l'All-Star Game. E in più. Brava, perché se non entravi veramente mi incazzavo. E in più, ragazzi, stavo pensando, magari dopo l'All-Star Game, di creare le scarpe Miracle 3.0 in teoria, perché le 2.0 sono già state create precedentemente. Mac Roberts! Rimbalzo di Ale Miracle. Mac Roberts rimane a terra. Io faccio un crossover di qua, un crossover di là. Attenzione, mamma mia! Mamma mia, ragazzi! Questo è un action da rivedere tutta. Cost to cost di Ale Miracle. Opla, opla! Mamma mia, ragazzi! Spettacolare! Altro rimbalzo, questa volta di Mirotic. Riusciamo ad avanzare in qualche modo. Io provo ad andare da quest'altra parte ed è un'ottima cosa. Boom! Shakalaka! Mamma mia, che schiacciate prepotenti di Ale Miracle. Oh, to Kirk, dai, che risa. Ma provaci, porca miseria. Cosa sono ste cose? Bravi, bravi. Spam di Derrick! Ma che botta di culo! È Miracle, neanche. Non ci poteva nemmeno credere. Pochi rimbalzi oggi, ma almeno ho fatto tre assist. Grazie.
Potevo fare di più, ma va bene lo stesso. Ma no! Altro rimbalzo aggressivissimo. Bosch sbaglia. Giravolta qua. Toh, dai! Spam! Grandissima action questa. 59-44. Stiamo giocando veramente molto bene anche oggi. Scola sta forzando, infatti. Merda. La piazzata. Qui è caduto il difensore di Miami. Poi io ho provato a tornare indietro per prendere la rincorsa per una schiacciata, ma poi alla fine mi è venuto fuori quel sottomano un po' più feroso. E qua faccio anche fallo. Toh. Bravo Mirotic. Altro assist alla stragrande Mirotic. Mamma mia. Oggi stiamo giocando veramente molto bene in coppia. Mi raddoppiano e Mirotic rimane libero. Ed è un buon tiratore, ragazzi, Mirotic, eh. Kirk! Mamma mia. Così vi fai veramente ricredere della tua potenza. Ragazzi, ho bisogno che qualcuno di portentoso si smarchi, proprio come McDermott. Dai! Ma dai! Ancora, questa sfida continua a ripetersi. Questa volta è fallo. Buon fallo, ma è il quarto fallo. Il coach mi sta guardando male. Per dire, basta, Miracle, se no devi uscire. Ma cos'è successo qua? Vabbè, va. Vabbè, altro contropiede sprecato. Avanza Miami. Wall. Che cacchio è successo? Io sono caduto per terra. Ma cosa sta succedendo? Non si capisce più niente. Cacca puttana. Basta. Grande difesa di Allen Miracle. E basta. McDermott, non fare cagate. Come al solito. La piazza stavolta. Che passaggio gli ho fatto. Dai che andiamo. Ragazzi, qua mi puzza di possibilità di tripla doppia o sbaglio? Perché non ho guardato le statistiche per tutta la partita. Adesso le guardo e vedo 17, 8, 9. Non è una situazione malvagia, anche perché adesso Bosch sbaglia e io prendo il rimbalzo. Vabbè, ci ho provato. Vai Derrick. Derrick, sono qua amico mio. Guarda che cosa ti combino. Opla, fintozzo, fintozzo. Fintozzo? E che cazzo fai? Ci caschi solo alla fine, porca merda. Ma che figura! Che figuraccia! Però scusatemi, non è che vorrei esagerare. Vai, bello! No! Eccola lì. Ogni volta che dico che c'è la possibilità di una doppia doppia o una tripla doppia, cominciano a fare le cazzate tutti quanti. Boom! Sbadabam! Eccovela qui. 21 punti. E torno anche sulla media dei 20 punti. Oh là. Wade, che cacchio fa? Wade, non fare cagate. Farmi fare figure di merda ogni volta. Uffa. Oh, ma qualcuno che si smarca? Derrick. Grande Derrick. Grande Derrick. Doppia doppia. Se non sbaglio, 21 punti e 10 assist. Mi manca un rimbalzino e faccio una tripla doppia, ragazzi. Ed è spettacolare questa cosa, veramente. Riuscire a farvi vedere una tripla doppia. Non vai da nessuna parte, Dwayne, mi dispiace. Mi dispiace. Chalmers, prova, vado io. Vado io. Oh, erano A. Comunque, tripla doppia dopo questa canzoncina stupidissima. Non ho capito neanche perché l'ho fatta. Butler! Sbam, entrata! 85-72. Ultra tripla doppia. 21 punti, 10 rimbalzi, 11 assist. E cazzata su Wade. E vai per completare il tutto. Oh, in quanti siete addosso qua? Con calma. Dai, ma provaci, provaci perlomeno. Non è che ti sto chiedendo molto. Bam, anche questa. Bam. 87-74. Peccato che era da due, ragazzi. Però gran blocco non voluto di Gibson. Oh, ma perché Deng era da solo? Pifferai? Grande rimbalzo ancora da parte mia. Ma che partita sto facendo? Butler, non fare le pifferate. Butler.
Ma dai, però. Giacchino. Oh. E vabbè, va. Scusate ragazzi, ma mi è venuto fuori così. Di solito dico boom, sbam, boom shakalaka, ma qua mi è venuto un pff, tipo chukais. Un po' di schemini. Obla. Mamma mia, che action! Non ci crede neanche all'invira, così guarda la mano. 93-81, mano caldissima. Come mai sto passaggino ingombrante? E fallo. Scola ha deciso di scolare la pasta e chiudere definitivamente la partita. Ma che battuta di merendina. Anzi, qua lo dico ragazzi, che battuta di merda proprio. Intanto prova dei liberi. Il primo va. Felicissimo Alemira col tripla doppia, MVP incredibile. Ed entra anche questo, grandissima. Grandissima partita di Ale Miracle oggi. Eccolo qui ragazzi, uno dei cartellini che stavo aspettando e stranamente ancora non avevo guadagnato. Hai guadagnato il livello bronzo di posterizzatore sprite perché ultimamente hai schiacciato sui difensori con grande efficacia. Questo cartellino incrementa le tue possibilità di schiacciare sui difensori avversari quando si presenta l'opportunità. Puoi acquistare i livelli argento e oro di questo cartellino nel menu miglioramenti attributi e ovviamente li acquisterò entrambi, porca miseria. Ragazzi, sono entrato prepotentemente tra gli MVP della stagione. Probabilmente sarà di nuovo Kevin Durant l'MVP dell'anno, però vi posso assicurare che stare dentro questi 5 è veramente emozionante, ragazzi. Sono tra i primi 5 migliori giocatori dell'NBA, i 5 giocatori candidati al premio di MVP stagionale. Ecco qui la classifica, riusciamo sempre a tenere il passo dei primi due. Milwaukee è veramente molto forte quest'anno e continua a darci fastidio insieme a Toronto, però secondo me riusciamo a tenere sempre o il primo o la seconda posizione. Dobbiamo continuare così, arriviamo da 3 vittorie consecutive, tra poco ci sarà l'All-Star Game e spero veramente di farvi vedere già nel prossimo episodio, appunto, l'All-Star Game, e soprattutto ragazzi spero di riuscire a farvi vedere anche la creazione delle scarpe e l'acquisto delle Miracle, che saranno appunto le scarpe che indosserò dopo l'All-Star Game. Questo episodio finisce qui, ci vediamo al prossimo video con la carriera di Ale Miracle. Bella!